tutti, oggi sono qua per mostrarvi che cosa ho ricevuto per il mio compleanno. Lo so che è passato un po' di tempo, ma oggi, esattamente il giorno prima dell'uscita di questo video, mi è arrivato l'ultimo regalo di compleanno, che è una bomba, quindi. Ho anche pensato a lungo se filmare o meno un video del genere, perché sapete benissimo, se seguite da un po' il canale, che non amo vantarmi di quello che compro, di quello che ricevo. Video di questo genere non sono fatti per ostentare o vantarsi, ma dal mio punto di vista condividere una gioia che in questa vita ci vuole. Visto che ho passato il compleanno da sola a casa, lontano dalla famiglia, eccetera eccetera, mi sembrava comunque carino condividere un momento felice della mia vita con voi. Prima di farvi vedere i regali, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo mettendo mi piace al video, condividendo il video, il canale con i vostri amici, iscrivendovi, oppure qua sotto in descrizione trovate un codice sconto per magliette come questa dal sito Pampling. È un codice affiliato, quindi voi avrete il 20% di sconto e una piccola parte andrà a sostenere il canale, ma trovate anche il link d'affiliazione Amazon, potete quindi acquistare quello che volete. E di nuovo una piccola percentuale andrà a sostenere il canale. Grazie! Partiamo con i regali sorprese del mio fidanzato. Innanzitutto mi sono svegliata la mattina per far colazione e lui è passato in pasticceria a prendermi una torta, una sacher per quattro persone, anche se eravamo soltanto io e lui, anche se alla fine l'ho mangiata da sola la torta, però fa niente. E la sacher è il mio dolce praticamente preferito, è una delle torte che apprezzo di più, quindi è stato molto bello iniziare già così alla grande la mattinata e avere comunque la mia torta, anche se poi non ci sarebbe stata alcuna festa o altro. E durante la mattinata mi sono arrivati poi anche dei bellissimi fiori, io non mi aspettavo minimamente una cosa del genere. Quindi è stata una sorpresa stupenda, mi sono messa anche a piangere, perché nei giorni prima del mio compleanno, ve l'ho raccontato anche in una delle newsletter, a proposito, se volete iscrivervi alla newsletter il link è qua sotto, comunque i giorni prima del mio compleanno ero un po' triste, un po' per il tempo che passa, per il solito discorso del a che punto sono della mia vita, ho fatto quello che mi aspettavo e mi immaginavo, e poi anche il semplice fatto di essere lontana da casa, lontana dagli amici, da sola il giorno del compleanno, insomma l'unico giorno in cui potrei essere coccolata un po' di più e sentirmi un po' più speciale, non so, era un po' triste. Invece la giornata è stata stupenda, questa sorpresa appunto mi ha fatto molto molto piacere, poi erano stupendi i fiori. E poi ciliegina sulla torta, la custodia per la Switch a tema ovviamente Animal Crossing. Quanto è cute, è stupenda. Tra l'altro dentro c'era anche una pellicola che ho già messo allo schermo della Switch, e all'interno è fatta in questo modo qua, anche un taschino per i giochi, insomma, per metterci i dischetti. E niente, sapete ormai che sono una patita di Animal Crossing, quindi questo regalo mi ha fatto veramente esultare un casino. Prenderei ogni cosa a tema Animal Crossing. Dai miei amici ho ricevuto invece questa tazzona che ormai avete visto ovunque, perché da quando mi è arrivata sto quasi usando soltanto questa. Succede sempre così con le tazze, ne ho tantissime che mi piacciono, però periodicamente entro in fissa con una. Questa appunto è ispirata a un gatto e mi piace tantissimo, l'ho vista molto molto spesso online, soprattutto nera, mentre a me piace di più in questa versione bianca, quindi sono contenta che mi sia stata regalata proprio così. Mi hanno regalato poi due pacchetti di tè, ovviamente mi conoscono troppo bene i miei amici, sono un po' schiacciati e semiaperti perché purtroppo nel pacco sono arrivati così, il Corriere Senza Pietà li ha cacciati nella casella postale. Comunque sono dei tè tipo istantanei, quindi in polvere, che si sciolgono nella tazzina e sono tutti separati così a bustina, insomma monodose, che trovo super comodo se si viaggia o se si è fuori casa, proprio perché non c'è bisogno di attendere, quindi di lasciare in infusione, non c'è il problema di dover buttare il filtro, comunque di toglierlo senza fare casino, insomma è un'idea secondo me perfetta se si viaggia. Uno è un tè verde con pesca, che in realtà non si sente ed è un po' troppo dolce per i miei gusti, non mi fa molto impazzire, mentre l'altro che mi piace decisamente di più è questo qua con il gelsomino, è sempre tè verde se non sbaglio, esatto, e sono tutti e due dei tè tipo rilassanti o comunque calmanti, e quello lo fanno benissimo, ma
penso che ogni bevanda calda comunque fa sentire un po' più coccolati, questo è il gelsomino, non è niente male. Mi hanno regalato poi un album per le foto, l'ho tenuto ancora nel cellophane perché in realtà ho un album identico, soltanto con la copertina verde, che sto utilizzando, non sono nemmeno a metà, quindi mi sono detta prima di aprire far polvere a questo, voglio finire l'altro, ci metto le Polaroid io. Ha delle pagine praticamente in cartoncino nere e ogni pagina è separata da della carta velina. Le foto si possono applicare in diversi modi, io ci metto tipo il washi tape dietro, quindi le appiccico con lo scotch, se no si può utilizzare anche del bioadesivo, oppure ho visto che vendono anche tipo delle buste tagliate proprio della dimensione della fotografia, in modo da poterle mettere, quindi proteggere ulteriormente la foto. Passiamo ora ai regali che mi ha fatto la mia famiglia. Innanzitutto questa crema che sto amando alla follia e a cui facevo il filo già da un po' di tempo è praticamente la Mega Mushroom Relief and Resilience di Origins, ed è una crema leggerissima, tipo gel, però si sente che ha una componente quasi oleosa perché all'interno ha tantissimi oli essenziali che servono proprio a idratare la pelle, ma rimane molto molto leggera, ed è una crema a cui facevo il filo perché oltre a idratare aiuta a lenire i rossori dati da una pelle particolarmente sensibile. A me basta che tiri un po' l'aria, lo sbalzo di temperatura, poi quando si è fuori fra lo smog e altro si arrossa molto facilmente la mia pelle, quindi facevo il filo proprio per questo, perché so che è un prodotto amatissimo dalle coreane e in Corea per la skincare sono quassù, quindi io mi fido. E niente, per adesso mi sta piacendo veramente molto perché sento che idrata ma rimane molto molto leggera sulla pelle. E in teoria dovrebbe anche aiutare a, non prevenire, però a migliorare un po' la pelle segnata dal tempo. Ovviamente non una pelle matura, però sapete, magari quei piccoli segni che iniziano a formarsi quando si va avanti con l'età. Vabbè, comunque mi interessava principalmente per la questione dei rossori. Mi hanno poi regalato questo pacchettino adorabile di Dior, che era praticamente una sorta di cofanetto, che in realtà era stato pensato dal brand tipo per la festa della mamma, però vabbè, è capitato attorno al mio compleanno, quindi perfetto, buon per me. All'interno c'erano dei campioncini, fra cui il fondotinta, che è un po' troppo scuro per la mia pelle, ma mi piace tantissimo come sta, c'è proprio il feeling, la coprenza, per me è perfetto, è solo il colore che è tra virgolette sbagliato ed è il Forever Skin Correct. C'era poi il Super Potent Serum Capture Total, questa linea piace tantissimo a mia mamma, usa praticamente soltanto le creme, i sieri di Dior, e io l'ho provato sapendo che però una volta iniziato poi non si torna indietro, perché personalmente trovo che i prodotti skincare di Dior siano pazzeschi, cioè sanno proprio di lusso e io sento subito su di me la differenza, ad esempio anche con la maschera, quella da 3 minuti con l'argilla rosa, cioè si vede subito che attenua i pori, quindi per me sono favolosi e anche questo mi sta piacendo da matti, lo sto centellinando. E poi c'era un campioncino di un profumo che avevo già e che infatti mi piace tantissimo, è il Miss Dior, però il Rose and Roses, che sa appunto tantissimo di rose, però rimane fresco, non come, passatemi il termine, quei profumi pesanti da signora che sanno appunto molto di rosa. Ma il pezzo forte del pacchetto è sicuramente il rossetto. Non un rossetto qualunque, ma un rossetto con il mio nome sopra. C'è infatti inciso Doni, che è il nome, diciamo, il diminutivo con cui mi chiamano sempre i miei genitori. E il rossetto è ovviamente color pesca, perché sanno anche loro quanto io sia ossessionata dal color pesca. Ed ha dei riflessi dorati. È molto molto luminoso. Secondo me è perfetto per quest'estate, si chiama comunque Joyeuse, è veramente pazzesco, di nuovo io adoro il profumo che fanno i prodotti Dior, anche i rossetti sanno proprio di lusso, anche le creme mi piacciono veramente tantissimo, forse per me avrei soltanto rossetti Dior, ma non si può. Comunque è stata una sorpresa incredibile, cioè io non mi aspettavo minimamente una cosa del genere, quindi sono stata molto molto felice. Poi vabbè, al di là comunque del regalo, penso che faccia piacere ricevere una sorpresa, visto che appunto non ero con la mia famiglia, sono a centinaia di chilometri di distanza da loro.
È stato comunque bello poterle sentire vicini tramite queste sorprese. E poi, come vi dicevo, oggi è arrivato l'ultimo regalo, sempre da parte della mia famiglia, che sono di pazzi. Dei pazzi. Allora, già nei giorni precedenti mi sono un po' preoccupata perché mi hanno detto: ma ce la vai a portarlo sul pacco? E ho detto: ma perché? E pesa un po'. Ok, cioè, riesco a tirar su i miei gatti. E avete visto quanti sono belli? Insomma, c'è della sostanza. Ho detto: se riesco a tirar su i gatti, perché non riesco a tirar su questo pacco? Bene, non me lo immaginavo così pesante, ma soprattutto non immaginavo che potesse essere questo. Vi faccio vedere prima il pacco. Cioè, parliamone! Mi hanno regalato la planetaria della KitchenAid, che sì, la planetaria è quella che si vede sempre in Bake Off. Assurdo! Ancora non ci credo che adesso, nella mia casa, nella mia cucina, c'è la planetaria KitchenAid. Io non ci credo. E non me l'aspettavo minimamente. Quando mi è stato detto che era pesante, mi immaginavo un altro servizio di piatti, oppure non lo so, forse un completo tipo per il letto, le lenzuola comunque pesano. Non lo so, mi immaginavo qualcosa di questo tipo. Non mi immaginavo un elettrodomestico. E soprattutto questo, cioè. Sono dei matti. E niente, quindi appena arrivato io ovviamente mi sono letta le istruzioni, gli ho dato una pulita e ci ho fatto subito un dolce che in questo momento è in forno. E niente, penso che lo vedrete spesso all'opera. Io in questa settimana volevo girare un altro vlog e fare i bagels, visto che in tanti me lo avete chiesto su Instagram dove avevo trovato la ricetta, come li avevo fatti. Poi io non ho seguito ovviamente alla lettera la ricetta che ho trovato, l'ho modificata a seconda dei miei gusti, quindi volevo farvi vedere brevemente come li faccio all'interno appunto di un vlog, quindi bene, vi farò anche vedere all'opera la planetaria. Io sono troppo contenta. Sono stata invasa da super regaloni anche quest'anno, nonostante la distanza e la situazione particolare, quindi mi reputo veramente molto molto fortunata. Sono veramente veramente grata di tutto l'affetto e poi dei regali. E niente, io sono super feliciona, spero di avervi intrattenuto un po' e magari distratto da tutti i problemi della vita di tutti i giorni, in particolare in questo momento. Come vi dicevo, non sapevo se girare o meno un video così, tra virgolette, frivolo, vista la situazione nel mondo. In questo momento però ho pensato anche che potesse essere un'occasione per distrarci un po', quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete contenti per me per la planetaria, o comunque se che cosa ne pensate dei regali che ho ricevuto e nulla. Io veramente vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!